gambe ti aiuta un po' magari ad affrontare le salite, ma non è assolutamente come pensi tu. Infatti, fanno parte delle squadre ex professionisti come Roberto Ferrari, che si è pubblicato anche da per Giro d'Italia, Gilberto Simoni per Giro d'Italia. Come nella giornata precedente, una volata grandi combatti a decidere il vincitore di questa tappa, c'è Ferrari in maglia rossa ed è Ferrari che va ad imporsi sua Moreno Moser, quindi c'è il passaggio per Max Levi che veste la maglia di leader comunque della classifica generale. Chi si aggiudicherà questo sprint ristretto, ci sembra di vedere proprio in testa a testa Daniele Tombani, che si appresta a concludere tra qualche istante, preceduto proprio da Amedeo Tavini, che guida il team della Fly Cycling Team. Eccoci con l'arrivo anche di Tombani per quanto riguarda questa fase finale di gara, che ha visto come protagonisti i capitani delle sette formazioni in gara. Quindi complimenti anche a Michele Tombani, che chiude soddisfattissimo la sua tappa. L'arrivo anche del resto del gruppo del Giro E, pian piano salutati dagli applausi del pubblico di Rimini. La maglia ben in evidenza per la foto, complimenti. Eccolo qua, su, il saluto ufficiale, l'applauso, l'urlo. Che bei sorrisi, ragazzi. Il Giro è tra qualche istante, poi il podio delle premiazioni si accenderà. Eccolo qua il classico arrivo a Marina, tutti insieme, mi raccomando, le ruote ben allineate, bravissimi, complimenti. Il 5 prima di superare l'arco d'arrivo, questo è il Giro E. One, two, one, two, three, three.